Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Pesca92 e siamo su Stray. L'altra volta siamo appunto arrivati alla sala comandi dopo essere scappati dalla prigione. Allora, per vostra informazione, sono a quasi 5 ore di gioco, considerando poi che sono morto un paio di volte stupidamente e cos'altro, vari enigmi che magari qualcuno ci ha messo un po' di più. Presentiamoci a questo. Come posso aiutarti? In nessun modo, penso. Allora, si è aperto anche di qua, però. Quindi vediamo di qua cosa c'è. Sempre niente. Niente. Era andata dalla parte giusta. È tutto così spoglio. Wallet City 99. Salve, abitante della città murata 99. Verniciatura della rincorsa. Attenzione, vernice fresca. Buona giornata. Ok. Un sacco di gente che spazza, che pulisce, giardiniere, eccetera, eccetera. Salve, abitante della città murata 99. Questa porta che dà sulla superficie è sbarrata a causa della procedura di quarantena. Rivolgersi a uno degli ingegneri autorizzati all'interno della sala comandi per qualsiasi richiesta. Buona giornata. Beh, qua siamo in cima, a quelle luci. E qua praticamente c'è tutta l'area di gioco. Quasi tutta. Molto bello. Molto bello. O meglio, sono le aree di gioco. Allora, all'interno della sala, dove la troviamo questa benedetta sala? Sarà... ah, eccola qua, control room. La sala comandi è chiusa da una specie di protocollo di sicurezza. Quanto risulta, gli umani sono i soli autorizzati ad entrare. Inoltre, sempre quanto risulta, non sono considerato un essere umano. Molto offensivo da parte sua, da parte tua, anzi, protocollo di sicurezza. Forse lavorando di squadra riusciremo a varcare questo passaggio. Cosa? Quindi? Allora, ci sarà qualcosa da spostare, suppongo. Ah, ecco, ecco, ecco. No. Ok. Molto bene. Abbiamo sfasciato tutto. Così se non ci arrestano adesso... Ok. È la sala comanda dell'intera città. Controllavano tutto da qui e non c'è nessuno.
inquietante. Ricordo di averli odiati a morte. Avevano tutto, spazi puliti, elettricità illimitata, libertà di movimento e a cosa è servito? L'epidemia, adesso ricordo. C'era una moria, ma loro pensavano di essere al di sopra di tutto. Non hanno fatto nulla per aiutarci. Ho visto la mia famiglia morire. Mi sono sentito impotente. Non ho potuto fare niente per salvarvi. Ma posso ancora aiutare te, possiamo ancora andare oltre insieme. Porterò con me i ricordi dell'umanità e di coloro che ho amato. Oh, l'ultimo ricordo della storia principale, attenzione. Cioè, almeno sembra, perché quelli sopra in arancione sono finiti, quindi che sia l'ultimo, veramente. Ci siamo al computer centrale. Stando al mainframe, nessuno viene qui da anni. L'intera città è bloccata in un eterno ciclo di isolamento iniziato molto tempo fa. Se lo disattiviamo, dovremmo essere in grado di uscire. Molto tempo fa, quanto? Nel mentre l'umanità ci toccherà riportare il resto di questi sistemi online. Questi computer contengono le informazioni che ci servono. Dobbiamo accenderli. Mentre te la sbrighi, io cercherò le password, i codici cifrati per accedere al sistema. Allora, dobbiamo accendere i computer, ha detto. Ok. Ah, ma aspetta, forse. Ok, solo sulla tastiera. Beh, se è così, mi va bene. Ok. Ha funzionato, ottimo lavoro amico mio. Ci sono. So come spalancare la città, qualcosa non va, strano. Aspetta, forse possiamo aggirare il problema. Ecco, quella è la postazione che regola l'apertura della città. Ma ci sono svariati livelli di sicurezza che ci impediscono di accedervi. Adesso dobbiamo fare quello che ci riesce meglio. Io faccio breccia nei macchinari e tu distruggi un po' di roba. Ok. Quindi? Allora, non qui. Ah. Ok, uno è qua. Vediamo se c'è altro.
da questo lato. È coperto. Infatti. Due. Ne rimane un terzo. Una era là. Allora seguiamo i cavi e vediamo se li trovo. Niente cavi? Forse qui? No. Qua non posso entrarci. Aha. Oddio. Il sistema sta assorbendo più energia di quanti mi aspettasse. Quindi? No, cosa sta succedendo? Dobbiamo continuare. Quindi? Uno è qua. Ok, non ci sta capendo più niente, non preoccuparti, posso ricaricarmi quando avremo attivato quella postazione. Tanto da qualche parte deve essere. Ci deve essere da qualche parte che non ho controllato. B12 sta praticamente. Si sta abbandonando piano piano. Speriamo di no. Posso salire qua? No. Cioè, vorrei salire perché noto che
Lassù forse ci posso andare, ma vabbè, ma non avrebbe senso che. Aspetta. No, ma non c'è niente, dai. Come devo fare? Cosa devo fare? Ah, ecco. Mio Dio. L'abbiamo fatta? Ok, morto. Credo che questo corpicino sia bello che è andato. È tutto ok, stavo bene, portami alla postazione, possiamo disattivare l'allarme. Questa? Sì. Fatto, siamo al sicuro. Allora, c'è una cosa che devo dirti. Sapevo che l'energia necessaria di disattivare il sistema di sicurezza della città sarebbe stata immensa, più di quanto questo drone avesse potuto gestire. Ma con la sorveglianza fuori gioco posso assumere il controllo del sistema e spalancare la città. Infiltrandomi nel sistema dovrei distruggere il mio software. Potrei distruggere il mio software. Ma è una decisione che ho preso quando mi sono collegato a quel primo computer, accettando le conseguenze che avrebbe implicato. No, dai. Mi dispiace che non vedremo l'oltre insieme. Pensavo di dover preservare i ricordi dell'umanità, mantenere un legame con il passato. Ma nei compagni scorgo il futuro, è in te. Vieni, lascia che te lo colga. Sei stato un amico, il migliore che avessi potuto desiderare. Grazie. No. Ma no. No, B12. Poverino. Oddio, si apre la città però. Ah, con il sole! Ecco perché gli ultravioletti li fanno morire. Wow. La sicurezza è stata disattivata, per cui lui non è più in pericolo, anzi lei, quindi Clement ne salva. Wow. Ah, ma si sta proprendo tutto, eh? Wow. Fighissimo, questa scena è molto molto bella.
Wow. E comunque, probabilmente l'umanità vi ha messo tutti lì dentro. No, meglio da quassù. Wow. Ok, pensavo succedesse qualcosa, invece no. E niente, B12 dobbiamo lasciarlo così. Mi dispiace molto. E ok, vediamo un po'. C'era la porta di qua, no? Oddio. Beh, abbandonato è abbandonato sicuramente. Per me l'umanità non esiste più. E questa è la realtà. Si vedrà qualcosa? E siamo usciti fuori. Quindi? È finito così. E niente, ragazzi, abbiamo terminato Stray. Pensavo si vedesse qualcosa e poi magari, non lo so, un altro livello, che lui tornasse con i suoi amici gatti. E invece no. Ok, bello, perché dà comunque un'interpretazione che ognuno di noi giocatori darà, personale. E saltiamo i titoli, complimenti agli sviluppatori, un bellissimo gioco dal mio punto di vista. E voglio farvi vedere. Esatto, qua se facciamo continua ci fa continuare dalla sala comandi e siamo a 5 ore e 9 minuti. Selezione capitolo, qua vedrete tutti i capitoli dall'1 al 12 mi pare, con sotto i ricordi, quindi nell'appartamento che è il terzo livello ci sarà un ricordo e ne ho preso uno su uno, ne basta fondi 6 su 7 e così via. Quindi divertitevi a trovare quelli che non ho trovato io, magari fatemi sapere anche dove sono, così li raccolgo. È stata molto bella questa serie, mi è piaciuta molto, spero che vi è piaciuto anche voi. Lasciatemi un bel like, ragazzi, iscrivetevi al canale perché mi supportereste veramente tanto. E vi ricordo che potete trovarmi su Instagram, Facebook, TikTok e Ludomedia. Ci vediamo alla prossima serie, ragazzi. Ciao a tutti.